Senza nascondere le proprie emozioni, Mario Russo, presidente del sodalizio rossoblù, ha presentato il neotecnico Giovanni Pagliari presso la sala stampa Giancarli del Gran Sasso d'Italia. Un ritorno, quello del tecnico di Tolentino, capace di far dimenticare nel giro di pochissime ore la delusione post Cappellacci, con i supporters rossoblù di nuovi innamorati di chi nel 2013 regalò un vero e proprio sogno a un intero popolo. Riteniamo che abbiamo preso un mister vincente perché il suo curriculum parla di diverse vittorie di campionato, non ultimo in Serie D quello con la Recanatese. Quindi siamo veramente contenti della sua presenza e crediamo di aver dato un ulteriore segnale alla piazza di assecondare anche, lo possiamo dire, quello che era una volontà forte della comunità aquilana di rivedere mister Giovanni Pagliari sulla panchina dell'Aquila. È la soddisfazione mia che comincio ad averci qualche età, perciò mi sto un po' rincoglionendo, è che certi rapporti umani mi hanno dimostrato che sono molto più forti di quello che è questo mondo terribile del calcio. Quando ti comporti bene ritrovi veramente l'affetto che non pensi mai di ricevere in tanti anni di carriera. Perciò vi ringrazio a tutti di cuore e faremo di tutto per toglierci le soddisfazioni insieme. Grazie. Poi a fine conferenza lo stesso Pagliari svela un piccolo segreto e nel contempo conferma un amore viscerale con l'Aquila. Devi sudare molto. Mister, ha scelto l'Aquila perché è l'unica corteggiatrice o ha dovuto selezionare la sua futura squadra nei giorni passati? No, è l'unica che mi ha cercato, no scherzo. Avevo rifiutato una squadra di Lega Pro un mese fa quando mi hanno chiamato dall'Aquila, non ho avuto dubbi perché per me l'Aquila non è un fatto di Serie D o Lega Pro, è un fatto di cuore, ho lasciato un pezzo del mio cuore, speriamo che quando andrò via che rimanga questo grande affetto, ma penso al di là dei risultati magari sono convinto che questo legame sarà per sempre. Grazie mister.